futuristico, rap futuristico, rap futuristico, rap turbistico. Pronti per il 3 minuti con lo spazio di Radio S dove incontriamo i numeri 1. Chi sarà l'ospite di oggi? Radio S. Past, present, future. Antonio Albanese, accetto la qualunque in qualunque mente. Contento di essere a Berlino intanto? Beh, sono molto onerato per due motivi. Primo, perché comunque io sono particolarmente contento del film, e secondo perché è stato accolto e apprezzato le intenzioni del nostro film, cioè mettere un po' la berlina, rendere ridicolo un certo tipo di politica. Questo in Germania l'hanno captato, almeno la commissione, perché non è altro questo che un omaggio a questo, al nostro paese, perché gli vogliamo veramente bene. È arrivato il momento di davvero rendere ridicolo questo tipo di politica, perché sono ridicoli. Lei crede che questo film sia anche arrivato per la situazione politica italiana in qualche maniera? Chi lo sa, questo io non lo so, anche perché il film era stato scelto qualche mese fa, un mese e mezzo fa circa, non era ancora successo tutto quello che sta in questi giorni di assolutamente scioccante capitando nel nostro paese. Tendenzialmente, secondo me, perché abbiamo cercato di raccontare il nostro paese, credo, in maniera diversa, con l'ironia. Quindi abbiamo, come dire, riesumato un certo tipo di commedia che appartiene a noi italiani, cinica, commedia che si trascina a tratti scheletri, ma capace di far ridere. Può essere un'arma, come dire, un modo anche molto efficace. Questo personaggio nato nel 2003, che cosa l'ha colpita di più nell'interpretarlo? Ma innanzitutto, come sempre, interpretare i personaggi è sempre bello, molto alterare i gesti e tutte queste cose. Questo personaggio ha questa caratteristica, questa esuberanza, questa maschialità, questo essere maschio in questo modo che io trovo osceno, e quindi molto interessante entrare in questo mondo, in questa atmosfera che veramente è lontano da me, non mi appartiene. Quindi mi sembrava molto interessante sostenere questo personaggio e renderlo, come ho detto, non mi stancherò mai di dirlo, ridicolo. Questi personaggi sono ancora attorno a noi, questi personaggi in questo momento stanno maltrattando delle donne, in questo momento stanno maltrattando il nostro territorio, e a differenza di qualche anno fa è arrivato il momento di veramente dare a noi, alle nuove generazioni, far capire che sono ridicoli e basta, ci hanno profondamente rotto le balle e sono degli ignoranti assoluti. Senta, parliamo di una cosa che mi ha molto colpito al film, il rapporto tra padre e figlio. Come riuscite a interpretarlo? Era anche per me il tema importante, chiave del film. Noi dobbiamo dare ai nostri figli, dobbiamo educare in un certo modo. E allora quello che io volevo fare, volevo esaltare un certo tipo di maleducazione. Questo ragazzo, il Cetto, ritorna dopo 4 anni. In questi 4 anni il figlio si sistema, comincia anche a studiare, comincia a frequentare persone gradevoli e tutto. Con l'arrivo di Cetto gli impone delle false educazioni, delle cose allucinanti, lo distrugge, perché per lei lo distrugge. E allora è un po' come dire: la colpa è dei giovani o questa gioventù o questa? No, la colpa è nostra, perché i giovani sono educati in questo modo. Ecco, l'educazione e il futuro sono un po' la chiave del film. Noi dobbiamo sperare nelle nuove generazioni e non certo in noi. Noi non abbiamo fatto un buon lavoro. Dobbiamo sperare nelle nuove generazioni. Come pensa che verrà accolto questo film a Berlino? Ma io spero bene, perché il film è dichiaratamente onesto. Io spero bene, però non ti nascondo che sono molto curioso. Sono curioso e orgoglioso, perché forse per la prima volta in un festival internazionale come quello di Berlino, sempre un po', come dire, viene accolto una commedia, e di questo sono particolarmente orgoglioso, perché io lavoro sulla comicità da 20 anni e sono agli inizi, quindi sono molto contento. Senta, le volevo fare un'ultima domanda. Come mai tante persone si sono riconosciute o hanno segnalato tanti Cettola qualunque in Italia? Beh, bene, era arrivato il momento, no, di segnalarli e annientarli. Ma un po' la verità è questa, che in tutti noi c'è un po' di Cettola qualunque, in tutti noi. Per fortuna nella maggior parte in dosi molto, molto, molto limitate. Il CO2 non va oltre i limiti, non so come dire. Però è molto interessante, perché in certe zone mi è stato detto: abbiamo individuato dei Cettola qualunque. Io ho detto: bene, cominciate a indebolirli, insomma, cominciate a non sostenerli più. Grazie.